Amici sportivi, amici fantallenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano del fantacalcio. E oggi un video importante in ottica non immediata, giornata di campionato, giornata di fantacalcio, in ottica un po' più futuristica, previsionale, ma sono anche questi video importanti per riflettere un po' su quello che è il fantastico mondo del fantacalcio. Andiamo ad analizzare alcuni giovani talenti. Partiamo oggi con Cristian Aslani, giocatore dell'Empoli. Empoli di fatto è un miracolo sportivo per quanto riguarda il settore giovanile, visto che il mister Boucher ha portato l'anno scorso, dopo 22 anni di assenza, l'Empoli di nuovo campione d'Italia Primavera. Boucher e Vannucchi, che non è allenatore, ma che anche lui giocava nell'Empoli con Boucher, sono nomi giocatori che per alcuni di voi non diranno nulla, ma invece hanno regalato parecchie gioie di fantacalcio, i famosi underdog degli anni 2000, che tanto ci hanno regalato emozioni, tanto ai quali siamo tanto tanto riconoscenti. Boucher, come detto, ha fatto veramente un bel miracolo. Non l'ha fatto da solo, l'ha fatto con una società molto solida come l'Empoli, che punta molto sia sulla Serie A, sulla prima squadra, ma anche sul settore giovanile, sul calcio femminile. Quindi veramente di grande livello questo esperimento della famiglia Corsi, famiglia solida alle spalle dell'Empoli, e quindi ha messo in mostra, in luce anche alcuni gioielli che per alcuni motivi vi ho fatto vedere già nei video scorsi, vi abbiamo fatto nei video scorsi, e in particolare Aslani, che ho ripreso da qualche video fa, si è messo veramente in luce in settimana contro l'Inter in Coppa Italia. Quindi è utile e importante andare a capire come si sta comportando questo talento albanese e che prospettive ci sono anche e soprattutto in ottica fantacalcio. Andiamo dunque a ripercorrere un po' quella che è la carriera di questo giovane ragazzo, Cristian Aslani, che gioca con la maglia numero 23 dell'Empoli. Io ogni tanto mi emoziono per alcuni giocatori, capita, diciamo, raramente, capita credo un paio di volte all'anno. Per questo giocatore, quando l'ho visto giocare in primavera e quando l'ho visto giocare nei pochi minuti in cui ho caricato la Serie A e in settimana contro l'Inter, devo dire che come dire, qualche emozione me l'ha suscitata. E quindi in questo caso, al di là di quello che ha prodotto in campo, però comunque le sensazioni sono molto molto positive. Un po' come diceva il famoso mentore Mino Favini dell'Atalanta, talent scout d'assalto: un giocatore si vede subito dallo stop, da come controlla il pallone. E in questo caso Aslani, devo dire che mi ha fatto veramente un'ottima impressione a livello complessivo e generale. Il ragazzo è un classe 2002, quindi ha 19 anni, è alto 1,75, come detto è albanese. Gioca come mediano, come trequartista, e come detto è stato protagonista indiscusso dell'Empoli, campione d'Italia Primavera, stagione dell'anno scorso, 2020-2021. Dopo 22 anni l'Empoli è tornato a essere campione d'Italia Primavera. Il suo curriculum è chiaramente molto limitato, data la giovane età, però qualche numero ce l'abbiamo già. Stagione 18-19 ha fatto, con l'Under 17, ha fatto 19 presenze, 8 gol. La stagione successiva, 19-20, ha fatto in primavera 17 presenze, solamente un gol. Stagione 2021 ha fatto 22 presenze, 7 gol e 3 assist. Quest'anno ha esordito, ha avuto l'onore di esordire anche in Serie A, facendo al momento 8 presenze, e la sua media di minuti impiegati da Andreazzoli è pari a 13 minuti, quindi un rendimento comunque in crescita e con tanta fiducia anche da parte del mister. Gioca anche nella nazionale albanese, con l'Albania Under 21, ha fatto al momento 5 presenze. Quindi, diciamo così, da questi primi numeri si può capire già benissimo che ha una propensione importante anche al bonus, a Aslani. Quindi è importante capire questo dato anche e soprattutto in ottica fantacalcio futuribile. Sono andato poi ad approfondire quello che è il rating di SofaScore. Sapete quanto ci tenga questo rating, che di fatto è una sintesi di tutte le prestazioni calcistiche in tutte le varie competizioni da parte dei vari giocatori. L'ho fatto anche per Aslani, in una scala da 6 a 8, 6 è il voto massimo. Lui al momento è a un 6,60, quindi di tutto rispetto, vista la giovane età. In Serie A ha una media score di, cioè una media rating di 6,54, invece in Coppa Italia si avvicina al 7 perché è a 6,95. Complice anche le ottime prestazioni che ha fornito in Coppa Italia, dove Andreazzoli gli ha lasciato più spazio e sicuramente ha avuto modo di esprimersi in maniera forte. Non è l'unico giocatore dell'Empoli che è andato in questi mesi a produrre a livello di Serie A come esordio. Alcuni ci sono già stati, altri ve ne saranno, complice appunto il fatto che la primavera è veramente molto molto tonica e molto forte, e quindi questo è un esperimento importante a parte dell'Empoli. Sono molto molto contento. Tant'è che appunto l'Empoli si è permesso anche il lusso di cedere al Monza
un certo Mancuso, che l'anno scorso li ha portati in Serie A a suon di gol. Quindi sono segnali sicuramente importanti. Puntare sui giovani è un'esperienza complicata, difficile, non semplice, ma l'Empoli ha, come dire, il poco stress, diciamo così, dalla piazza e quindi può farlo in maniera forte. Diciamo, non è neanche una squadra di provincia, non avendo provincia, quindi veramente ha un, come dire, un progetto molto forte e molto interessante. Per quanto riguarda Slani, a mio avviso, questo per quanto mi riguarda, siamo davanti al classico diamante grezzo che deve ancora sbocciare in tutta la sua lucentezza, ma il talento per far bene c'è. Ha corsa, spirito di sacrificio, ha un buono stop, e questa cosa è importante, come detto, grazie alle parole di Mino Favini. Un bagaglio tecnico che può, e a mio avviso, deve ancora essere costantemente aggiornato, però ha tutti i mezzi per poterlo fare. Il club dell'Empoli è un club dove ci sta benissimo. E ci sta benissimo per il suo processo di crescita, che deve essere sì come calciatore, ma anche come uomo, e sappiamo tutti, vedi l'esperienza dell'Atalanta in primis, quanto è importante avere l'uomo a 360 gradi, quindi in questo ambiente può sicuramente maturare molto, complice anche i suoi compagni che gli vogliono sicuramente bene, c'è un alto mentesa, ho visto, e quindi anche questo vantaggio di avere ad esempio un uomo guida come Bairami, che pur essendo giovane ha comunque già più esperienze di lui, quindi lo può guidare in maniera importante. Come detto, ci sono dunque tutti i presupposti per vederlo, diciamo, tra qualche anno, diamoci un periodo un po' più lungo, tra i top di reparto per quanto riguarda il fantacalcio. Quindi già oggi dobbiamo cominciare a pensarci. A colpi non banali, è un modo di giocare che è un po' umile, a mio avviso, ma molto molto efficace. Ha un grande spirito di sacrificio e questa cosa sicuramente lo aiuterà in maniera importante da qui al futuro, perché veramente questo è quello che paga nel calcio, visto che è un gioco di squadra e va fatto non in solitudine, diciamo così, alla Zaniolo, ma va fatto in abbinata con i nostri compagni. Cosa fare a Fantacalcio? A Fantacalcio oggi, diciamo così, da qui a maggio, può essere considerato solo come ultimi slot, assolutamente, non bisogna considerarlo niente di più di questo, anche perché il minutaggio è abbastanza basso, ma può comunque perdurare. Però, se avete contratti pluriennali, e so che tanti di voi li fanno biennali, triennali, quadriennali, quinquennali anche in certi casi, e come dire, vi suona bene questo ragazzo, a mio avviso può essere utile già prenderlo adesso, anche perché tante leghe fanno il rinnovo dei contratti anche ad annate in corso, quindi è utile e importante aggiudicarsi un giocatore importante come Aslani. E come detto, l'ambiente è importante, avrà sempre maggior fiducia, anche perché l'Empoli da qui in avanti credo che avrà a breve vita buona per la salvezza, quindi sicuramente potrà far giocare i suoi talenti per poterli far crescere e anche a livello di mercato poterli valorizzare per una futura vendita importante. Non è da escludere, come detto, come preannunciato, che Bairami, magari non quest'anno, magari l'anno prossimo, possa andare in un club più ambizioso dell'Empoli. In quel caso si libererebbe uno slot importante in mezzo al campo, che potrebbe essere preso appunto dallo stesso Aslani come, come dire, sostituto di questo giocatore importante, che è il numero 10 dell'Empoli, Bairami. Empoli che sta facendo veramente un'annata stupenda, ambiente buono, solido. Avevo qualche perplessità su Andreazzoli, invece si sta dimostrando essere veramente un grande mister, quindi complimenti a lui, complimenti a questo Empoli, complimenti a chi, come dire, guarderà fino in fondo questo video, che appunto permetterà di avere un nome importante come Aslani per il futuro a breve del Fantacalcio. Io credo già che l'anno prossimo possa essere un aspetto veramente importante per il Fantacalcio. Vi aspetto presto sul canale, scaricate l'app di Magigol, utilizzate il Club dell'Esperto, a brevissimo con nuovi video e nuove live. A presto da veterano. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.